Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Sorelle e fratelli carissimi, in questa prima domenica di giugno celebriamo la festa della Santissima Trinità. Per questo motivo ci siamo recati nella chiesa di San Filippo Neri a Guastameroli, perché in essa è custodito il quadro che vedete alle mie spalle, che ha una bella raffigurazione della Santissima Trinità. In essa possiamo vedere la rappresentazione del Padre come una persona piuttosto anziana, del Figlio come un uomo maturo con la croce e dello Spirito Santo con la tradizionale raffigurazione nella colomba. Sotto di essa sono anche raffigurati due santi. La Santissima Trinità, a prima vista, potrebbe sembrare un grande problema, sia per essere compreso che per essere risolto. Ma la Trinità non è un problema, non è un'idea filosofica. La Trinità è una unità di persone, una comunione di persone, la comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. San Giovanni, all'inizio del suo Vangelo, aveva detto che Dio nessuno lo ha mai visto, nessuno lo conosce, se non il Figlio e coloro ai quali il Figlio lo voglia rivelare. Coloro ai quali il Figlio, Gesù, rivela il vero volto del Padre, oggi siamo noi. In quel tempo erano gli ebrei che lo hanno ascoltato. Nel caso specifico del brano che abbiamo letto, era Nicodemo, che rappresentava un po' tutto il popolo di Israele, ma soprattutto il gruppo dei farisei di cui era capo. Nicodemo appare nel Vangelo di Giovanni per tre volte. Questa è la prima volta. L'idea che ci siamo fatti noi è che Nicodemo vada a Gesù quasi di nascosto dagli altri giudei, dagli altri farisei, ma il modo in cui parla probabilmente ci fa capire che non è stato così. Nicodemo, per parlare, usa la prima persona plurale: noi sappiamo. Quindi è più facile immaginare che egli sia andato a nome del gruppo dei farisei per dialogare con Gesù, che veniva considerato come un maestro, e per riportarlo alla tradizione degli ebrei, per riportarlo all'idea di Dio che avevano il gruppo dei farisei e coloro che vivevano secondo le osservazioni, secondo le indicazioni della Torah. Il dialogo fra Nicodemo e Gesù parte immediatamente. Forse Nicodemo è la persona più colta fra tutte le persone con cui Gesù ha parlato, ma abbastanza velocemente questo dialogo si trasforma in monologo. È come se Gesù a Nicodemo abbia cambiato le carte in tavola, abbia tolto i punti di riferimento. Nicodemo probabilmente voleva parlare della legge, dei comandamenti, di quanto fosse importante osservarli tutti e ciascuno. Gesù dice invece che bisogna rinascere dall'alto. Gesù dice che bisogna guardare a Lui quando sarà innalzato sulla croce, così come si doveva guardare al serpente di bronzo innalzato da Mosè nel deserto se si voleva essere salvati. Nicodemo non capiva più Gesù. Nicodemo vagava nel buio della notte davvero, ma era uno disposto ad ascoltare Gesù. Aveva il cuore puro e quindi
voleva anche cambiare, tanto che le altre due volte che egli appare, appare sempre in difesa di Gesù. Quando i suoi fratelli farisei lo volevano condannare, egli interviene e dice: non è possibile condannare una persona senza averlo ascoltato, senza avergli data la possibilità di difendersi. E i suoi fratelli addirittura lo insultano: studia, tu sei un ignorante, perché se tu studiassi vedresti che un profeta non può venire dalla Galilea. E poi Nicodemo appare ancora nel momento della morte di Gesù, quando insieme con Giuseppe d'Arimatea portano 100 libbre di mirra e di aloe per comporre Gesù nel sepolcro. Quindi una persona che non ha avuto alcun timore né del popolo né del gruppo dei farisei. Ecco perché vi dicevo che sicuramente non è andato troppo di nascosto, ma proprio a rappresentare il popolo ebraico e a rappresentare il gruppo dei farisei. E Nicodemo riconosce a Gesù non solo che è un maestro, ma anche che è mandato da Dio perché fa dei segni speciali. Però, cari fratelli e care sorelle, ci troviamo al capitolo terzo di Giovanni, all'inizio del suo Vangelo. Gesù aveva compiuto il segno delle nozze di Cana trasformando l'acqua in vino, ma lo aveva fatto in Galilea. A Gerusalemme cosa aveva fatto Gesù? Un solo gesto: aveva scacciato i venditori dal Tempio. E questo, voleva dire Nicodemo, lo può fare solo un inviato di Dio, altrimenti nessuno avrebbe avuto il coraggio di porre un gesto così scandaloso, così forte, così rivoluzionario. Gesù quindi con quel gesto aveva voluto difendere la casa di Dio e il volto di Dio, e invitando Nicodemo a rinascere voleva proprio dirgli: devi rinascere come figlio di un Dio che ti è padre, adesso io te ne rivelo il volto. E lo fa il Signore Gesù, questa rivelazione, attraverso due verbi in modo particolare. Il primo è il verbo amare, il secondo è il verbo donare. Dio ha tanto amato il mondo da donare il Figlio unigenito per la salvezza del mondo. È la prima volta che il verbo amare appare nel Vangelo di San Giovanni. Lo farà ancora per 35 volte, e il verbo utilizzato da Giovanni è il verbo dell'amore incondizionato, dell'amore assoluto, dell'amore gratuito, dell'amore che non ha timore di mettere in gioco la propria vita per la salvezza degli altri. Questo è il volto di Dio che Gesù ci rivela. Un volto che passa attraverso il dono del Figlio, attraverso il dono di Gesù. Dio non ci dà soltanto delle cose, Dio ci dà suo Figlio, ci dà la sua stessa vita divina, e perciò è necessario credere nel Figlio se vogliamo essere salvati. Il mondo non ha altre strade per potersi salvare. Mondo nel Vangelo di San Giovanni ha diverse sfaccettature e diversi significati. A volte Giovanni con la parola mondo intende la creazione, a volte con la parola mondo intende l'umanità, a volte intende l'umanità che ha peccato. Quell'umanità che con un linguaggio antropomorfico, con un'immagine umana applicata a Dio, nel libro della Genesi aveva fatto pensare a Dio: ho fatto male a creare l'uomo. Ma subito Dio era tornato su questo pensiero e aveva assicurato ancora una volta il suo amore e la sua fedeltà al popolo e all'umanità intera. Quindi l'amore e il dono di Gesù. L'immagine di Dio che invece avevano i pagani qual era?
era l'immagine di una serie di dei gelosi degli uomini, invidiosi di essi, che chiedevano agli uomini attenzione, ma che non davano agli uomini alcuna attenzione. Chiedevano agli uomini dei sacrifici, delle offerte, ma non facevano nulla per loro. Qual era l'immagine invece che di Dio avevano gli ebrei? L'immagine di un Dio legislatore e giudice, di un Dio che aveva dato la legge e che ti giudicava se tu avevi o meno osservato la legge, di un Dio che era buono con i buoni e che invece puniva i cattivi. L'immagine di Gesù, l'immagine di Dio che Gesù ci lascia, invece è di un Dio totalmente amore, padre di tutti, dei buoni e dei cattivi, dei giusti e degli ingiusti, che fa piovere e sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti. Non possiamo perciò farci un'idea diversa di Dio da quella che ci ha rivelata Gesù. Il problema è che tante volte anche noi oggi abbiamo di Dio un'immagine un po' pagana e un po' giudaica, un po' farisaica. Gesù ci dice: credete nel Dio che vi ho rivelato io, è Lui che vi salva. Anche questo verbo è molto importante nel Vangelo di San Giovanni e in tutta la Sacra Scrittura. Pensate, nel Vecchio Testamento 241 volte viene utilizzato il verbo salvare, nel Nuovo Testamento oltre 100 volte, e il verbo salvare è anche all'origine del nome Gesù, Dio salva. Ma da che cosa ci salva Dio? Da ogni schiavitù che può in un qualunque modo opprimerci. Dio ha salvato il popolo degli ebrei dalla schiavitù degli egiziani prima e dalla schiavitù dei babilonesi poi. A noi Dio ci salva dalle schiavitù non di popoli, non di persone, ma dei nostri peccati, dei nostri vizi. Ci salva dalla schiavitù del potere, dalla schiavitù del successo, dalla schiavitù di una sessualità disordinata, dalla schiavitù dell'egoismo, da tutto ciò che ci imprigiona, che ci rattrappisce nella nostra umanità. Perché il livello a cui dobbiamo giungere è quello che ci ha mostrato Gesù. Lui era l'immagine perfetta del Padre, era somigliantissimo al Padre. Anch'io e anche voi dobbiamo diventare immagini perfette del Padre, dobbiamo diventare somigliantissimi a questo Dio amore e solo amore. E se non crediamo a Gesù, l'unigenito figlio di Dio fatto uomo, venuto a salvare il mondo e non a condannarlo, che ci succede? Saremo perduti, ma non perché ci condanna Dio, non perché è Dio che ci castiga, ma perché non realizzeremmo la nostra umanità, non realizzeremmo il sogno che Dio ha su ciascuno di noi, il progetto che Dio ha su ciascuno di noi, che è un progetto d'amore e un progetto di vita piena. Il mio augurio per tutti quanti voi è che personalmente e come comunità possiamo davvero diventare l'immagine somigliantissima di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo, cioè che è relazione, vivendo la comunione, vivendo l'amore, vivendo la donazione di noi stessi, collaborando con la nostra vita alla realizzazione del progetto di salvezza che il Signore vuole oggi compiere anche attraverso di noi.